direzione Lago di Iseo, in questo momento sono sulla tangenziale di Brescia, tangenziale sud, e vado a provare il cannone, che non fa male a nessuno, ma poi vedremo che cosa è questo beato cannone. Allora, la destinazione finale sono le torbiere del Sebino, un'oasi naturalistica. Vediamo se si riesce a cacciare qualcosa. Allora, qui vado a destra. Semplicissimo da arrivare, il parcheggio dall'altra parte della strada, e così questa è qui la strada principale che ti porta giù verso il lago di Iseo, e qui c'è proprio l'ingresso indicato. Noi andiamo in questa, io vado in questa direzione, che c'è anche l'erogatore per il ticket. Eccolo qui, riserva naturale torbiera del Sebino. Io sono in questo punto qua, questa è tutta l'oasi. Vamos. Qui sulla destra invece c'è il sito cluniacense del monastero di San Pietro in Lamosa, se non mi sbaglio. Qui c'è da fare il ticket, che è un ticket giornaliero. Dovrebbe essere un euro, se non ricordo male. Sì, è costo un euro 20 30 50 60 70, mamma mia, 80 e 100. Se vi beccano senza il ticket, 20 euro di multa. Biglietto fatto e dà validità per tutta la giornata. Già si incontrano i coniglietti. Oh, qui c'è anche il passaggio a livello. Questo è il passaggio a livello, dove c'è la ferrovia che da Brescia arriva fino a Edolo, il famosissimo trenino della Val Camonica. Spettacolo. Ciao coniglietto. Ciao coniglietto.
tutto molto ben segnalato, i cartelli del trekking, le varie aree. Allora, sono i punti di accesso, sono tre. Ma che bello, speriamo di beccare il Martin pescatore e anche gli aironi. Vediamo qua cosa dice. Gli uccelli delle siepi. Ah, ti spiega. Merlo, cincia allegra, pettirosso, pendolino, storno, il fringuello, lo scricciolo e la cornacchia. Gli uccelli delle fasce perimetrali, gli specchi d'acqua e del canneto. Bisogna andare a Canneto qua. Primi avvistamenti. Primi avvistamenti. Bene, sto facendo un attimo di pausa perché portarsi dietro il cannone col cavalletto è abbastanza impegnativo. Qui c'è tutto questo bellissimo percorso che attraversa praticamente tutto un ponte di legno misto pezzi di terra, attraversa tutta la zona qui di questa parte delle turbiere, e c'è anche un capanno per l'osservazione dei volatili, per fare un po' di bird watching, ma è anche abbastanza basso. Poi insomma c'è anche la panchina dove ci si può tranquillamente sedere e riposarsi un attimino. Adesso 5 minuti e poi si riparte. Terminata in questa prova alle turbiere del Sabino. Devo dire che fortunatamente non c'era molta gente, anche perché sono arrivato abbastanza presto, erano poco prima delle 8. Mi aspettavo molto di più, forse le mie aspettative erano troppo alte, ma bisogna avere molta pazienza, probabilmente un paio di ore per trovare qualcosa di decente non sono sufficienti. Sarà sicuramente da ritornarci con molta più calma. Ecco, poi non è che non ho visto proprio niente, quantomeno un paio di conigli mi sono passati davanti correndo e mangiucchiando qualcosa sul sentiero. Poi vabbè, i classici cigni, quelli non possono mancare. Penso un paio di anatre, lo svasso, un airone cenerino e il mitico cuculo. Finalmente sono riuscito a beccarne uno. Non so come sono uscite le foto. Adesso vado a casa e do un'occhiata, ma sicuramente guardandole anche prima dalla macchina fotografica erano tutte un po' scioccate. Devo fare un po' di allenamento, mi manca un po' di allenamento. Bene, buon primo maggio a tutti, doccia, casa, si pranza e poi si prosegue con